particolare, un figlio che poi è un giorno, avendo un onore, avendo qui a presentare questo libro straordinario. Una sola battuta con i bambini, che poi c'è un po' diciamo, di tratti, la Fondazione con il Sud, con i bambini. La Fondazione con il Sud è la casa madre. Con i bambini è un'impresa sociale costituita 14 mesi fa, nel giugno del 2016, che ha come missione esclusiva quella di attuare un intervento del fondo del contrasto alla povertà educativa minorile. È un fondo per adesso triennale che ha una dotazione finanziaria di 360 milioni di euro. È una iniziativa originale, si può dire, nonostante le dimensioni sperimentali, perché il fondo nasce per un'iniziativa molto forte, molto decisa, delle fondazioni di origine bancaria che hanno fatto un accordo con il governo per cui le fondazioni versano un certo numero di milioni di euro all'anno e lo Stato riconosce alle fondazioni stesse un credito di imposta sui loro utili. Quindi un'alleanza pubblico-privato interessante e resa più interessante dal fatto che si è deciso che la gestione di questo intervento, cioè l'attuazione di questo intervento, sia affidata a un meccanismo sostanzialmente privato. I danni che noi facciamo sono danni che non assumono quelli che fanno i ministeri, diciamo un po' di flessibilità in più e cercano di promuovere il più possibile sperimentazioni e abbiamo fatto un po' di fatica, ma insomma incomincia la macchina ad andare in moto, abbiamo approvato un primo fondo per la fascia di età 0-6 anni, stiamo per approvare, cioè ci manca ancora qualche mese, il secondo bando che era per l'adolescenza e lunedì scorso, cioè ieri, è stato pubblicato un terzo bando per la fascia di età della 5-14 anni. Grande fatica, grande percezione di un problema clamoroso che il paese complessivamente sottovaluta. I nostri bandi tendiamo ad avere progetti che non siano progetti riferiti alla sola erogazione tradizionale di servizi, ma che riescono a mettere in campo iniziative, come si dice, di presa in carico complessiva di noi. Cerchiamo di affermare questo concetto, bello da dire ma difficile da praticare, della comunità educante. In questi progetti ha un ruolo decisivo il terzo settore, che non è chiamato ad attuare progetti altrui, è chiamato a fare dei progetti ad essere responsabili delle fasi attuali. Finita la presentazione, passiamo subito alla presentazione invece che mi interessa del libro. Io non ho letto, non lo sto leggendo. E vi trasmetto una sola impressione, e cioè il doppio stato d'animo che si è generato in me alla lettura di uno dei casi, lo metto dietro. La prima parte è un'angoscia, diciamo, di un governante, uno stato di tensione addirittura rispetto a storie e poi viene questa parte altrettanto straordinario in cui ci sono ipotesi, percorsi di soluzione, di accompagnamento, con un tono diciamo, che tradisce in maniera definitiva la straordinaria competenza e sensibilità di Cantini, perché con tutte le persone veramente competenti non ha il tono di chi dice adesso vi spiego come si fa, come risolvere, c'è il tono di chi dice ci proviamo il più possibile, mettendo in risalto le difficoltà ma anche le speranze. Proprio per questo è un libro che fa sentire una grande angoscia e una robusta speranza. È chiaro che noi, è la prima volta che con i bambini presento un libro, sono felice che sia questo libro. Abbiamo fatto un po' di comunicazione al riguardo e speriamo che i temi che Cantini tratta, dei quali si occupa,
entrino nelle progettazioni, o almeno in alcune delle progettazioni che avremo nei prossimi tempi, che saremo nei prossimi tempi. Devo anche ringraziare Ugo Prestarello, che molti di voi conoscono, un protagonista di importanti iniziative in Sardegna, con la sua fondazione Domus Venuna, e che, parlando con il quale è venuta l'idea di presentare il libro di Pompini qui, e ringrazio ovviamente Giulio Cerna, giornalista, che coordina questa tavola. Grazie. Grazie mille. Penso che questo libro è un libro molto, molto bello e molto importante. Molto, quando stavo cercando di trovare un modo per descrivere quello che ho provato leggendo, cercando di capire che non sono un esperto, non mi occupo di psicoterapia, mi occupo dell'infanzia in genere, e quindi stavo cercando di trovare un'immagine. L'immagine che mi è venuta è quella appunto di un'opera mondo, una specie di opera mondi forse. Quello che c'è qua dentro è una specie di multiverso in cui, che se uno potesse shakerare, se uno facendo così riuscisse a far parlare, far suonare le parole che ci sono dentro, realmente sarebbe investito da una quantità incredibile di voci, di storie, innanzitutto le storie di questi bambini, di questi cinque bambini incredibili che noi seguiamo appunto con grande anche angoscia, con grande tristezza, ma anche con speranza, e che ci colpiscono, ma anche con, appunto, con speranza, perché non sono soltanto le loro voci, sono le voci dei terapeuti che lavorano con loro, sono le voci dei servizi sociali che vediamo sullo sfondo, sono le voci di un contesto che è un contesto molto ricco, perché è un contesto sfaccettato, è un contesto innanzitutto di famiglie che vediamo sullo sfondo, è un contesto geografico e sociale che ha un ruolo molto importante e che in qualche modo forse giustifica anche il fatto che un libro così, che sembra scritto per addetti ai lavori, ma che poi in realtà è leggibile, godibile da persone appunto anche come me, che ovviamente non capiscono tanto, venga presentato in un posto come questo, che per esempio quando sappiamo che in questo momento tutti parlano dell'impresa sociale con i bambini, perché ci sono stati presentati non so quanti, 600 progetti per il primo bando, 800 progetti per il secondo, ne verranno presentati altri, e questo significa che sono migliaia di idee e associazioni. Diciamo, la Fondazione con il Sud ha lavorato con circa 5.000 associazioni negli ultimi anni, ha creato una rete, questa famosa appunto comunità educante, che spesso si confronta, quasi sempre si confronta con il disagio, raramente, non sempre, con, come viene anche segnalato in questo libro, forse con una dovuta attenzione a questa dimensione fondamentale del disagio, dell'ascolto, che poi dà il titolo a questo libro, no? Che cercheremo adesso di raccontare con Campini. Conoscono, non voglio presentare Campini, forse lo posso presentare, è un lungo professore alla Sapienza di Roma, fondatore del primo centro per la famiglia a Roma nel 1972, autore di tanti libri, protagonista di una psicoterapia, di una psichiatria che in qualche modo è antagonista rispetto a un altro modo di vedere la cura, e quindi vede nei contesti, nell'attenzione ai contesti, nell'attenzione alle situazioni, alla dimensione familiare, un aspetto fondamentale del lavoro che si fa, che deve essere fatto. Allo stesso tempo, sempre in questo contesto c'è il lavoro, la voce non si sente, ma si intravede dei terapeuti che lavorano nel contesto, nella situazione dove Campini anche incontra dei bambini, quindi Domus Venuna, un progetto straordinario avviato
fortuna di conoscere pochi mesi fa a Cagliari, mi sono risentito dalle prestazioni, mi sono un po' messo a ridere a un certo punto, perché io ho conosciuto, sto facendo un giro per vedere vari progetti in Sardegna e vuol dire non si, mi avevano segnalato la sua storia, ma non mi ero preparato, non ho avuto il tempo di preparare, quindi non conoscevo neanche la sua storia, quindi le prime domande erano un po' ingenue e ho scoperto la storia di una persona, di un grande, come si può dire, un manager, importante che è amministratore legato di Excite, per esempio, cioè Google, che è vicepresidente di Iscari, eccetera, che a un certo punto fa una scelta, decide di lasciare la, il suo lavoro e di dedicarsi a questo lavoro, a un lavoro di comunità, a una scelta personale, delle sue motivazioni personali, e da allora ha messo in piedi queste comunità, questo sistema di quattro comunità, cioè un centro, insomma, se si può raccontare a lui, molto interessante. Quindi c'è questo sullo sfondo, si vede, intanto si sente, si capisce, che lo racconta anche Don Crini molto bene, la peculiarità del metodo, appunto, che si ispira completamente a questa esperienza ormai ventennale di Crini nel campo dello scopo dei bambini, e che in qualche modo poi si vede nella qualità del momento, quando uno va lì capisce che c'è qualcosa, non è il solito centro per i bambini, ma è un centro con i bambini, cioè in cui l'ascolto dei bambini è veramente importante e fondamentale. Allora, forse la cosa che avevamo pensato un pochettino più lungo con il professor Cantini era quello che potevamo fare magari un po' di domande, cioè attivare un pochettino su questo libro a partire dalla mia lettura appunto di una persona che non è addetta da noi, quindi credo che questo forse possa essere il tono, ovviamente poi un po' spaziale, e forse ci saranno anche delle domande, ci possono delle domande, però io comincio intanto per rompere il ghiaccio con una prima domanda abbastanza semplice. Una cosa che mi ha colpito da persona che si occupa non di psicoterapia ma di comunicazione, di racconto, di parole in questo ambito è anche questa la struttura del nostro libro, che mi sembra molto bella e articolata, perché è un libro appunto a più livelli in cui oltre ovviamente un'introduzione in cui viene presentata una cornice anche teorica del libro, vengono presentati cinque casi e il racconto dei cinque casi viene continuamente intervallato dalla voce del supervisore, dell'autore supervisore, che in qualche modo racconta, permette di portare avanti la storia, di creare un percorso molto bello in cui, che poi vedremo anche meglio, ma in cui vediamo, entriamo come nel laboratorio, ecco, come se entrassimo nel laboratorio del psicoterapeuta. Vediamo, abbiamo prima delle relazioni ai servizi sociali, abbiamo le parti di lavoro con i ragazzi che vengono evidentemente, sono state, se non per male, scritte anche in fare più collaborazione con Emanuele Agiglio, se non sbaglio. E appunto poi ci sono questi commenti, queste cuciture, queste riflessioni che fanno riflettere, non portano mai delle conclusioni, ma aiutano a capire meglio, a rimettere a fuoco da un'altra prospettiva quello che abbiamo appena visto. Quindi volevo capire come è stato creato proprio questo, un fatto incredibile che questo libro qua. Grazie. Io penso che avere la fortuna di ascoltare i bambini nelle terapie comporta anche poi una responsabilità, perché ascolto solo io, invece di io non ho particolare in ostacolo ad altre persone, questo è importante, no? Per loro e per gli altri bambini di sotto la situazione. Thank you.
evidenziare questo, che purtroppo la grandissima parte dei bambini che non vivono esperienze come quelle di questi bambini qui non ricevono le cure che lo sono, le cure di cui avrebbero bisogno. Cioè, il diritto alle cure di questi bambini non è rispettato. Questo libro vuol dire che se lo si rispettasse si avrebbero, si possono avere dei risultati eccezionali, ma dobbiamo sapere che questo diritto non è rispettato. La grandissima maggioranza non riceve neppure di cui avrebbero bisogno. Il libro si basa su un assunto alla fine molto semplice. Viene detto che per avere successo in una situazione di infanzia gravemente infelice, gravemente rifugiata, sono necessarie due cose. Una, la tutela, la messa in protezione del mondo. E questo, bene o male, lo si fa. Bene o male, nel senso vostro si fa ancora male, non molte parti di questo paese, però complessivamente di questi stessi, la messa in protezione attraverso i servizi, il tribunale e così via, arriva a una maggioranza dei bambini. Ma la seconda cosa che è fondamentale per loro è l'elaborazione in un rapporto significativo con un terapeuta dei traumi che hanno subito e la riscoperta dall'interno di ciò che loro hanno da dire della loro esperienza. E questo non succede quasi mai. Il libro vuole essere un manifesto di questo tipo, facciamo che succede. No, le implicazioni sono tante, perché l'attuale assetto dei servizi, del Servizio Sanitario Nazionale, in tema di neuropsichiatria infantile, si occupa di altre cose, si occupa dei bambini autistici, si occupa dei bambini che hanno disturbi neurologici, si occupa di tante cose di cui è importante occuparsi. Però sul maltrattamento all'infanzia, sugli abusi subiti dai bambini, non c'è una risposta terapeutica adeguata. Quindi questo è il mio motivo di ringraziamento per me, la possibilità di essere qui, parlare a persone che possono quindi diffondere questo discorso. La struttura del libro. La struttura del libro è molto semplice, nel senso che nel primo capitolo io faccio un ragionamento su quello che noi sappiamo dell'infanzia, dei tempi della sua evoluzione. Diciamo che quello che mi è sembrato di capire è che se noi non ci riferiamo al momento della vita in cui il maltrattamento ha luogo, abbiamo difficoltà a capire i suoi effetti. Fare determinate cose con un bambino di un anno, di 5, di 9 non è lo stesso. Le tappe del percorso evolutivo sono importantissime nel definire il tipo di reazione che si ha al trattamento culturale. E lì quindi c'è un tentativo di ricostruire le tappe utilizzando ciò che la letteratura scritta molto, diciamo, che è utilizzato in modo particolare l'opera di Winnicott, che è più
racconta, e questa è la voce del bambino, che raccontandosi permette a Gianni di capire con chi hanno a che fare. Questi bambini in qualche modo rinascono, forse non si può dire. E quindi il messaggio che si raccoglie nell'ultimo capitolo è il messaggio che viene dai bambini curati. Infatti c'è una bellissima frase che leggervi, ma che non trovo adesso, la leggerò dopo. Allora, qui c'è la dimensione fondamentale che è stata introdotta del tempo. Siamo in una storia evolutiva, bisogna capire il tempo, in cui accade in questo momento confuso, e questo mi ha spiegato molto, molto bene il libro. Però c'è a un certo punto anche un riferimento, appunto, come dicevo prima, all'importanza del contesto. Mi ha divertito molto questa rispetto a chi parla della prevalenza, dell'importanza del codice genetico, l'idea che invece sia importante anche il codice postale, no? Sulla citazione di uno psicoterapeuta argentino militare, che è una cosa che io da tanto tempo faccio avanti, mi occupo dell'importanza dei luoghi, dei contesti sociali, geografici, e quindi per me l'attenzione geografica è importante. In questo caso è un contesto molto ricco, perché è un contesto appunto geografico, sociale, ma anche un contesto familiare, un contesto di cure, ho usato la parola al plurale, che cos'è questo contesto e come entra nel lavoro di analisi? Noi nel libro lo vediamo perché vediamo tante voci, cioè abbiamo la voce prima al primo piano, c'è cioè il bambino, ma poi vediamo appunto dietro la madre, la volta del padre, eccetera. Come agisce questo contesto? Certo, guarda, l'età è un musicista argentino che vive in Spagna, che lavora a Madrid, che lavora in particolare in terapia familiare con i servizi sociali per la città, insegna anche nell'università di servizio sociale, ciò che è il suo. E lui dice, insomma, continua a pensare al codice genetico dei disturbi di personalità. Ma qualcuno si è chiesto mai se più importante del codice genetico non è piuttosto il codice postale, cioè il luogo in cui si nasce, che significa quella madre, quel padre, o quella madre che non c'è, quel padre che non c'è, un insieme di situazioni che costruiscono l'infanzia del bambino. E credo che sia vero. Non esiste nessun elemento a favore dell'idea che studi di personalità si possano ereditare per via genetica, ma esiste un'evidenza clinica, continua, quotidiana, che si eredita in un'idea comportamentale. Nascere da una persona che soffre di un disturbo di personalità significa essere esposti ad un livello di rischio estremamente alto. Che cosa troviamo nelle storie di questi bambini? Troviamo genitori. La povertà è un elemento, ma nella povertà si può fare anche tempo, un diritto consistente, a volte è così. Uso sempre un'immagine che mi ha colpito tanto, c'era una
fanno carico dei figli di queste persone in grande difficoltà. Questo sarebbe estremamente importante. O perlomeno che prendessero regolarmente contatto con i servizi che si occupano dei bambini. Questo non accade, no? Addirittura spesso accade che nei servizi psichiatrici, soprattutto se dipendenti, si pensa al figlio che nasce come un aiuto per il padre, per la madre che sta male. E che, insomma, Laura lo sa, no? Che è una cosa che non ha altro di più, è tutto comprensibile. Ma secondo me c'è nella formazione del personale che lavora con adulti disturbati una grave carenza di attenzione per i loro. Voglio citare anche il carcere. Anche la gente che è in carcere, molto giovane, ha bambini. Questo non fa che penso che il codice postale di parte entrata significa che tipo di luogo sociale umano ospita, accoglie il bambino e vista il suo destino futuro. Ecco, a questo proposito, sempre in un passaggio del libro si fa riferimento al fatto che in contesti di particolare deprivazione questa attenzione deve spingere anche il psicoterapeuta a cambiare il linguaggio, ad adattare il linguaggio a una situazione, quindi chiaramente influisce anche nella pratica l'attenzione. Qua mi è citato l'autore di Families of the Slums, la psicoterapia efficace nelle situazioni di svantaggio sociale e culturale con i bambini solo se il terapeuta usa un linguaggio diretto che veicola efficacemente quelle che in un altro contesto potrebbero essere presentate come delle interpretazioni. Quindi questo ci porta nel laboratorio, no? Nel lavoro, nell'esperienza, in anni e decenni di studi di ascolto, che se non si deve ascoltare e... Pensi a un caso? Il caso di Ruggero, il caso di un bambino che aveva vissuto delle situazioni di grave pregiudizio in una casa dove c'era molta violenza contro di lui da parte di padre e madre, in particolare del padre, violenza fisica, punitiva, umiliante. E questo ragazzino, nella sua terapia a 6 anni, mentre si sviluppa questo lavoro, con Manuela fa proprio il suo lavoro. E tutta la terapia si svolge in un continuo gioco tra un supereroe buono e un supereroe cattivo, diciamo, no? Le vicende del padre e del figlio, come si propongono normalmente, si giocano tutte in vicende tra culto e un altro libro, non ricordo. Allora, la terapeuta che è geniale, perché è una terapeuta geniale, diciamo, no? Una grande sensibilità. Usa il linguaggio del bambino per giocare. Cosa c'è però alla fine? Che l'eroe buono ce la fa a mettere in prigione l'eroe cattivo nel castello che è in prigione. Nel momento in cui il bambino domina le sue angosce, questo viene simboleggiato dalla messa in cattività. Tutto questo nel percorso terapeutico Manuela lo segue, non scrive, ed è la presenza della terapeuta, la sua calma, tranquillità, accettazione, quella che permette al bambino di far vincere dentro di sé le forze buone e buone. C'è una bellissima riferimento su questo, che è quello di Vedder, grande universitario, no? Che ha scritto cose, è stato
dice Bethlehem, giustamente, che il bambino si contento della dire cosa? Dell'idea, della certezza che alla fine chi è buono, questa parola, no? Per stare nell'interno dei bambini, ce la fa. E se tu ci credi, sei più cosciente stesso, ti comporti veramente, alla fine riesci. Per il bambino, ma tanto, la trasposizione in linguaggio di parola di quello che gli è accaduto ha, come dire, una densità drammatica particolarmente forte. Il fatto che il terapeuta usi il linguaggio della trasposizione, il linguaggio simbolico di parola, e penso, rappresenta una novità importante nella terapia, perché adesso non voglio che si può fare magari in un contesto più professionale, però certamente molta psicoanalisi aveva più tendenza a trasformare la lettura del gioco sul piano dei fenomeni interni. Invece qui ci si accontenta del linguaggio della metafora del gioco e la si accetta nella complessità del suo. L'acqua del gioco trasporta, trascina con sé anche la composizione delle emozioni. Sì, a questo proposito mi pare che anche nel caso di Michele, no? C'è una situazione simile in cui a un certo punto, dopo essere messo giù la strega, Michele racconta questo caso straziante che uso. La parola forma il linguaggio, la parola, e come avviene anche nel caso di Hilary, c'è un riferimento tale, parole, i suoi sentimenti, i suoi desideri, le sue paure, le sue emozioni, che ha permesso un'integrazione positiva anche a livello cognitivo delle esperienze da sé all'altro. Quindi c'è questo. E c'è un'altra osservazione che mi ha colpito, di proprio questo percorso che viene fatto, questo percorso lungo, che è il percorso del che dura tempo, anni, guarda, le storie qui hanno una durata di metà, anche questo in qualche modo rende la lettura molto interessante, che seguiamo delle storie di 4-5 anni, che questo percorso depura in qualche modo i ricordi, no? Nei limiti del possibile, dalla passione dolorosa che viene accompagnata nella parte più drammatica, e quindi ti rende in qualche modo più attendibile, cioè una difesa qui del lavoro, dell'importanza di questo tipo di lavoro rispetto a chi dice che invece fosse sbagliato in alcuni contesti di abuso, perché potrebbe in qualche modo condizionare il bambino, condizionare e mettere in bocca al bambino delle cose che. Quindi c'è questa. La preparazione del libro è di Clara Luce, che ha scritto un libro straordinario, si chiama Trauma del Perdono. Lei è una professoressa di psicologia che ha studiato con uno negli Stati Uniti, con uno dei grandi psicanalisti del nostro tempo, che è Otto Herder, e fa una revisione di letteratura veramente ricca, appassionata, se non vincenta, perché proprio
uscirà per la sua permette i limiti, però quando mi chiedo di non sentire, ma fa parte il pazzo, e da lì dal pazzo passa poi al fatto che trova qualsiasi cura e che a lui forse un giorno sarebbe contento di incontrare questo secondo, che non vuole escludere completamente dall'orizzonte della sua vita, no? Quindi tra una che perdona il percorso. C'è una frase molto bella c'è una frase molto bella proprio alla fine della storia di Michele, quando si descrive Michele come un fiore delicato, no? C'è la speranza e il sogno di una vita normale negli occhi del ragazzo che spegne le candeline, questo è quello che sta dentro il psicoterapeuta, no? Che spegne le candeline nel giorno del suo compleanno e in quelli dei genitori adottivi che lo guardano insieme ai suoi compagni di scuola, anche se l'idea che ritorna tutte le volte che ne parliamo è quella di un fiore delicato, che ci piacerebbe ancora poter proteggere dalle tempeste della vita, ma non è il nostro, questo è il nostro lavoro. Ecco, mi viene in mente una domanda che vorrei rivolgere a Ugo, che mando dentro questo per i ragazzi che stanno poi, che restano in comunità, cioè dopo, quando non sono più tutelati, che cosa succede oggi? Cioè oggi che ricevo una protezione, che fine fanno? Provo a dare una risposta, stavo pensando di che ero dedicato. Diventato. Michele è diventato una bestia, un ragazzino prestante, forte, che tutto assomiglia a me, e quindi crescendo ho preso la forma di un produttivo. Non tanto io, sono veramente poco tempo, molto prestante. E quindi stavo estraendo insomma Michele. È vero, c'è un problema del dopo, c'è un problema in genere di diritto. Luigi all'inizio del suo primo intervento ha fatto riferimento semplicemente a un tema di diritto non legato al dopo, legato alla cura, e parte da quello se possibile, perché effettivamente molti lo conoscono già, abbiamo avuto la fortuna questi 8 anni di averlo tutti i mesi in Sardegna, parlare dei nostri bambini, cercare di aiutare il meglio. Luigi è una persona che propone, che suggerisce, che non mai si presenta assertiva e direttiva. Per cui dico io, faccio vedere un po' più assertivo e dico che da quando noi ci occupavamo solamente di tutela, di mettere in protezione questi bambini, da quando abbiamo iniziato, grazie a loro convinci, è stato fatto in questi 8 anni finali, è cambiato radicalmente tutto. E io penso che adesso, dal punto di vista della scienza, c'è un metodo, c'è un'evidenza, c'è una. Poi tutto è migliorabile, però ci sono anche dei numeri, ci sono delle storie che fanno sì che dal punto di vista della scienza e della conoscenza gli elementi per dire che si può fare la differenza, aggiungendo la tutela e la protezione, anche l'ascolto, la cura di questi bambini, c'è. Quello che manca secondo me è da una parte il diritto e dall'altra il giusto, perché è una parola magica dell'economia. Poi l'economia potrebbero viaggiare in abbinamento stretto, spesso non lo fanno.
consente, come stato in questi anni con l'immuna, di accompagnare quello che è garantito da una retta, no? Una retta di aria, di una retta non così numeri, ma per farla in tutta Italia sarà 70, 80 euro, 90, 100, 110 in caso eccezionale per bambino, per giovane, ho detto così se non per cifre carine, ma se non inutili che invece su un mese. Dall'altra parte mette lo stipendio in contatto, io sono un operatore che per 1000 euro mette al mese, guadagna esattamente quello che si prende dalle rette. Se uno ci aggiunge il fatto che ci sono delle percentuali che sono tenute ogni giorno poi dalla scuola, perché abbiamo questa tendenza di fare con la Revolution, le leggi di una sfera su questo tema che potrebbe essere scritto in maniera diversa, però ci sono di una 3, di una 4, di una 5. Tutto questo basta fare due uomini, due moltiplicazioni, fa capire subito che sì e no, che con le rette ci si riesce a pagare un equip strutturato con un po' di consenso nei numeri della normativa prevede, ma soprattutto sulla base di quello che effettivamente è necessario. Ma tutta la parte del sconto, tutta la parte della tecnica, tutto quello che si mette in più per la cura, non solo per l'assistenza, o si copre con dei fondi diversi, che sono in questo momento quelli del credito sociale, o non possono venire fuori da lei. Quindi io penso che un primo passaggio, sicuramente un invito è quello a fare rete, a fare in modo che tutti coloro che nel privato sociale hanno una possibilità, hanno una responsabilità, hanno anche la capacità di influenzare, sostengano questo percorso verso la vita all'interno delle comunità, che non devono essere solamente luoghi di accoglienza temporanea, ma dovrebbero, a mio avviso, assomigliare sempre di più, portarsi più la storia che assomiglia a quelle che Luigi racconta nel libro e come peraltro finalmente conoscere questi anni. Dall'altro però anche una rivendicazione dei diritti che sono diritti primari che non è possibile che non vengano riconosciuti. In questo senso mi ricollego al tema dei 18 anni, è un assurdo che non ci sia diritto alla cura di questi bambini ed è un assurdo che a 18 anni un giorno stiamo in mezzo alla strada. Allora io ho due figli, uno ha fatto 19 anni e l'altro 18, nessuno dei due sarebbe in grado di cavarsela e di andare avanti con le proprie gambe. Oltretutto ha avuto la fortuna di non conoscere grandi storie, disagi e problemi, come in realtà il 100% di coloro che sono lontani dalla famiglia vergine ha vissuto. E noi, e questo vale un po' dappertutto, al compimento della maggiore età diciamo ok, basta davvero, basta protezione, quindi non solo non riconosciamo la cura oltre alla protezione, all'assistenza, ma a 18 anni giorno non li salutiamo per cercare di fare un nemico, come diceva prima, cioè di avere angoscia, provare anche delle soluzioni come Luigi propone sempre, no? per dare poi una risposta. Io faccio il salto, nonostante sia stato adottivo, dico che per esempio in Sardegna esiste una legge particolare, una legge regionale, che proprio in questi giorni, parlavamo prima con una persona che se ne sta occupando, per provare a portarla a livello ministeriale e su tutto il territorio nazionale, è una legge che dice, ok, hai 18 anni, non mi dimentico di te. Dal punto di vista della mutazione non ti lascio come in strada, provo un fondo diverso sulla base di quello che bisogna a trovare una risposta, non ti lascio solo e quindi c'è un tutor che ti accompagna, stai facendo una cura, continui la cura, ho dei fondi che servono a continuare la cura e da ultimo ti accompagno anche magari a terminare gli studi se vuoi terminare, nel nostro caso vuol dire sono pochi quelli che continuano all'università, sono molto di più quelli che hanno voglia e necessità di lavorare.
sempre di più ci vuole una capacità anche di ascolto, anche lì lui se non ha vissuto non c'era solo visione, è un problema dei qualitativi, c'è una suddivisione interna, in realtà non è l'elezione della grande importanza che facciamo la comunità, ma che lì c'è questo. Allora, per chiudere in maniera positiva anch'io, sarebbe bello anche qui fare sì che quell'esperienza che è stata sulla sala, che ha dato dei frutti molto belli, molto importanti, divenisse un'esperienza nazionale, divenisse legge lo Stato italiano, no? Che permettesse a questi ragazzi, una volta che sono per l'unità, di non rimanere in mezzo alla strada, di non avere più sostegno da parte degli operatori, di non avere nessun tipo di facilitazione, perché poi oltretutto se non hai un'esperienza con le sostanze, se non sei più bello, se non hai conosciuto il calcio, per fortuna non c'è nulla, non hai nessun tipo di agevolazione. Se fuori da ogni tipo di agevolazione, quindi quando entri in azienda, sei alla pari con tutti quanti gli altri, però che fate attesso i mesi, la solitudine, i fammi, le difficoltà. Non vorrei fare l'avvocato del diavolo, no? E la vostra esperienza assolutamente straordinaria e diciamo di estrema qualità nel panorama italiano lo dimostra tra un altro questo libro, lo dimostra il lavoro che fate proprio nella terapia. Sappiamo che non tutto il sistema dell'accoglienza è così, che ci sono anche dal punto di vista del cosiddetto gatekeeping, cioè dei meccanismi che potrebbero in qualche modo garantire il passaggio dei bambini, dalle famiglie no, alle comunità, alle strutture fosse garantito, tanto questo meccanismo in Italia non è, a noi segnaliamo spesso situazioni dubbie, soprattutto oggi nel mondo delle famiglie di migranti, no? C'è anche un problema difficile, come la povertà o ragioni anche di intercultura, no? Possono spingere a un allontanamento facile, questo è un tema che in qualche modo va credo tenuto presente. Però mi sembra che appunto, cioè la vostra è un'esperienza di altissimo livello, di altissimo profilo, che vorrei fosse raccontata meglio anche dal supervisore scientifico, cioè che cos'è che rende particolare, cos'è che si parla spesso di contesto di ascolto, no? Un contesto di ascolto che viene costruito in modo particolare, che cos'è che lo rende particolare questa esperienza di Docs Peruna?
penso che questo sia forse la cosa che dico di cultura, di comunità che deve crescere, perché ci sono invece ancora molte strutture, anche le accoglienze per bambini, invece distaccano la comunità attiva che ha costretto a portarlo lì, eccetera. Io penso che il privato sociale sta crescendo rispetto a queste cose. Quella che ancora non cresce è la capacità dello Stato di dare tempo a regole a queste attitudini accoglienza. Prima appunto ricordare il fatto che dei giovani non si trovano percorsi per le regole di standard, ma detto anche che ci sono regioni cui di standard non ci sono per niente. Ad esempio la senatrice Zampa, che il Parlamento sta preparando questo regolamento per l'unità nazionale, cioè, su questo sarebbe appunto stata una cosa che è nata dall'autorità garante per l'infanzia, dal mondo del lavoro, per esempio, questo deve diventare mondiale. Però io vorrei ripetere la cosa che ha detto prima, ci sono state le trasmissioni televisive di una violenza inaudita contro la famiglia. E devo dire che c'è un giornalismo che accoglie appunto il problema di madre. Mi è venuta un po' l'analogia con Novax, diciamo, no? No vaccini, no casa famiglia, essere posizioni molto umorali, molto. È chiaro che una mamma ti dicono che non sei in grado di tenere i tuoi bambini con te, li mettiamo lì e si arrabbiano. È chiaro che magari incontra qualcuno da qualche parte e dice: beh, mi ricordi, ma mia figlia non ce l'è, cos'è? Ma che questo venga raccolto e diventi notizia. Soprattutto non mi piace che poi a parlare di questo sia l'avvocato che si rivolge, no, che gli toglie tutti i soldi che c'ha. Il mondo è anche brutto, diciamo, no, purtroppo. I bambini hanno detto tante cose che non è anche da questo. Però le case famiglia sono necessarie e sono importanti. Non sono un istituto. Io sono una generazione che ha portato molto gli istituti, che andavano a finire i bambini, li ho conosciuti, ho conosciuto i pari di Roma, erano luoghi di maltrattamento istituzionale. Sono stati superati, le nuove strutture sono molto migliori, dobbiamo fare in modo di far sì che lo siano sempre di più, dopo uno è un bel modello. Credo che forse la parola prima che prima è quella la casa famiglia deve essere casa famiglia. Un'altra cosa per cui mi sembra, leggendo questo libro, bisogna proteggere i bambini è la cultura accademica nel campo della psichiatria, della, no? A me sorprende, appunto, leggere dal suo lavoro, appunto, che oggi non è che l'ascolto terapeutico non è insegnato nelle università, praticato nei servizi pubblici. Perché la grande maggioranza dei professionisti che lavorano nei servizi sanitari non è in grado di firmare e dire della necessità. Mi sembra curioso che oggi siamo a questo punto, cioè tutto è stato legalizzato, lo sentirete leggendo qui che una grandissima parte del lavoro è stato legalizzato. La psicoterapia non è mai entrata nella formazione universitaria. Freud non è stato ammesso da nessuna disciplina, se la scuola, diciamo, è. Lo stesso vale per la grande scuola inglese di psicanalisi, che oggi, diciamo, questo è il mondo occidentale come
fare l'industria farmaceutica, aggiungiamo poi anche un po' la paura della coppia, no? Poi smette ad ascoltare. Ascoltare un bambino è molto più difficile che di farlo scientifico, no? Questo è, perché ascoltarlo significa mettersi in questione. Ascoltare un bambino piccolo, per esempio, significa mettersi seduto da bambino in un momento in cui deve continuare a ragionarci con un tempo indefinito davanti. Come si concilia questo con dei vissi che fanno insieme in una cosa? Io ho fatto di recente un'esperienza che mi ha molto colpito, che vi racconto molto semplicemente. C'è un gruppo al Ministero della Salute di neuropsichiatri che si occupa della riorganizzazione dei servizi psichiatrici per l'infanzia. La Regione Lazio mi ha chiesto di partecipare alla sua rappresentanza, perché c'è un rappresentante della Regione. Io sono arrivato alla terza riunione con una serie di motivi. Non poteva fare. Mi sono trovato un documento davanti in cui la parola maltrattamento non c'era. Cioè, ci sono tutte le spese. C'era DHT, c'era autismo, giustamente, ci sono delle cose partite, c'è, però maltrattamento non ci sono. Io ho detto che non ci sono, e mi è stato risposto sì, ma non c'è evidenza scientifica che il maltrattamento è l'abuso di un uomo di studio psichico. Io spero che nel documento finale di questa commissione
pensando anche di assistenza di cure di questi ragazzi, e da ultimo dico, ma come si fanno a fare le politiche sociali senza sapere che forse l'ultimo in realtà è quello più aggiornato, quello che a un certo punto il garante si fece nel 2015, anche lì però nel momento in cui l'ha fatto era già aperto, perché ha messo insieme tutti i dati di tutte le procure che hanno istituzionalmente, no, competenza per il controllo delle case famiglia, ma nel momento in cui ha collezionato l'ultima, già la prima era vecchia di 6 mesi, no? E quindi soprattutto con gli adolescenti, soprattutto con il fenomeno dei migranti, con l'entrata e uscita di ascensori, che sono anche abbastanza repentine, è possibile avere un dato su cui poter anche fare delle segmentazioni, capire quanti hanno programmi di trattamento, quanti sono gli abusi, quanti sono i ragazzi veramente immigrati che ci stanno prendendo cura e quanti sono quelli nati in Italia, quanti sono i ragazzi con disabilità. Non c'è nulla di tutto ciò e effettivamente scoprire questo dopo che per anni c'era un istituto di innocenti che avevano l'incarico di scoprire che avveniva tutto ciò con 20 telefonate ai 20 direttori delle regioni che danno ognuno i propri dati, per me è stata una scoperta abbastanza tutelante. E quindi, siccome poi ricordare prima che con internet ci sono gli arrivi tanto, ma sia uno strumento straordinario anche di democrazia, oltre che di comunicazione, e che le reti passano di vita, poi non si dice che possono essere delle reti grandi che funzionano nel tempo. E quindi proprio con la federazione delle comunità sarde, che sono messe da sole spontaneamente in rete, sono 48, sono una speranza, abbiamo creato un software, un modello, e abbiamo fatto una sperimentazione con la madre della comunità di Italia. Sono altissimo, è stato più che anni fa. Adesso c'è tutto questo tempo di energia e di investimento, è stato per cercare di far sì che questo strumento migliorato, ampliato, fosse messo in utilizzo, in adozione. Riuscivo in maniera anche con investimenti anche piuttosto limitati ad avere garantiti nelle migliori diritti, ad avere una possibilità di controllo delle procure in tempo reale tutte quante le unità, e nello stesso tempo forse le politiche sociali che hanno delle destinatari i nostri ragazzi potrebbero essere fatte con un grano salis, non andando così al futuro. Quindi, allora, riassumendo, io secondo me tu dovresti a questo punto tornare Exalt e governare questo progetto, questa cartella elettronica delle comunità, da piccola esperienza a questo punto maturata nelle comunità, perché mi sembra che forse è l'unica strada. Però la notizia di questo incontro è che praticamente non sappiamo quanti sono realmente, dove sono, conosciamo il loro percorso, le motivazioni, il percorso dei bambini con le famiglie. Non abbiamo evidenza scientifica che il maltrattamento e l'abuso creino disturbi di personalità, quindi fondamentalmente possiamo andare a casa tranquilli che la situazione. No, se non ci sono se non ci sono domande, io farei la parola al nostro padrone di casa per tirare in fila di questo. Sentiamo, se c'è qualcuno, penso che. Non è tanto una domanda, diciamo, però è anche una possibilità di un allargamento di prospettiva delle risposte a questo quesito, no? C'è evidenza scientifica del fatto che poi dopo il maltrattamento ci sia lo sviluppo di un disturbo di personalità? Beh,
basta fare un'indagine sugli adulti che hanno un disturbo di personalità. E diciamo, noi abbiamo, non abbiamo tutti i numeri, però abbiamo un'esperienza grandissima. Io lavoro nel Dipartimento di Salute Mentale, che dietro ogni paziente che sta male c'è un bambino che ha subito tantissimo, no? E quindi bisogna poi essere, bisogna fare una prova dal vivo, come dire, si può anche fare a retrospetto, ecco, questo. Io volevo fare una domanda invece, da conto del lavoro che facciamo. Nel momento in cui ci si propone di sostenere migliori esperienze, come abbiamo visto, la domanda è questa: ha senso che questi interventi siano interventi, tra virgolette, specialistici e isolati? Oppure bisogna puntare a interventi, a progetti, a lavori che, fermo restando che ci sono interventi specifici del singolo bambino, siano nel quadro degli interventi complessi? Cioè il rapporto tra specificità dell'intervento e invece l'intervento che favorisce le relazioni tra bambini, eccetera, eccetera, quale? Questo può essere interessante per noi quando facciamo promozione di iniziative. Ma diciamo, quello che penso è che ci sono esperienze che vengono compiute, portate avanti, studiate, raccontate, che poi diventano il punto di partenza per iniziative più sistematiche. No? Passando per lavoro polizia diventa un grande laboratorio di riflessioni, no? Gli effetti del manicomio, come la struttura psichiatrica determini il decorso della malattia, lo peggiori che crei, no? Danno, nel momento in cui quella parte fu una compagna giornalistica dell'Espresso, avevano anche io una grande risonanza, ci fu una capacità intelligente di lavorare soprattutto con alcune cose dei sindacati, no? E poi piano piano ci sono la sua capacità di entrare nel ragionamento anche delle forze politiche. Io allora ero nel Partito Comunista Italiano e ho in qualche modo avuto un modo di fare da ponte, diciamo, no? Di Basaglia e le posizioni del partito. A un certo punto è uscita la legge, che la legge ha cambiato tutta la situazione. È difficile rendersene conto, ma ti propongo solo due piccoli dati. Uno è l'assistenza psichiatrica fino al 78, anno della riforma di Basaglia, non era sanità, era assistenza alla sala delle province, quindi non c'era neppure l'inquadramento, diciamo, no? Due, così diventa Roma, poi la realtà, quindi qui a Roma nel 78 c'era un centro di salute mentale che serviva come provincia, quando era la
sono domande, io concludo questo bellissimo incontro, bellissimo e utilissimo, immagino che oltre a me ci ho imparato tanto, molti dei presenti hanno imparato tanto e ho apprezzato le cose che Gancrini c'è. Voglio dire che anche io penso alla stessa cosa, un po' più generale per tutte le politiche sociali, cioè dando uno strano paradosso, cercando la politica ufficiale e alla disperata ricerca di contenuti. Tanto è vero che bisogna sempre le stesse cose, quindi scambiando le posizioni. E poi ci sono dei mondi in cui ci sono dei contenuti straordinari che non riescono, che non hanno accesso alla politica. Questo la dico ufficiale. Questo è un grande tema che ha a che vedere con la comunicazione, con l'attenzione, eccetera, ma io con questo avviso che il tema, cioè tutti quelli che realizzano queste esperienze, devono porsi con maggiore determinazione la questione, non tanto per farlo sapere perché, ma nel costruire percorsi politici, che significa fare alleanze, significa fare. La seconda riflessione su questi nomi che possono dire che lo dicono sempre, non lo dico stasera, io so presente che prima occupandosi della fondazione di Sud, e io occupandomi di Sud quando ero bambino, io dico sempre che sogno il giorno prima di morire vorrei sentire una volta uno che si occupa in mezzo al giorno che comincia un discorso invece che il divario del PIL tra nord e sud è, dice, il divario tra nord e sud sta nel fatto che i bambini non hanno i voti che sono che hanno, perché per noi il divario di partenza è quello, non è solo una questione di eguaglianza, di giustizia che pure basterebbe, ma è una questione di sviluppo, cioè un paese non si sviluppa se non investe. Detto questo, confesso che da quando abbiamo cominciato questo incontro, come si dice a Roma, stavo leggermente rosicando. Perché? Allora noi abbiamo chiamato la nostra fondazione si chiamava prima Per il Sud e poi Con il Sud, che non è solo un gioco di parole, ma è un... Poi dovevamo chiamare questa impresa sociale e è passata la linea perché bisognava che somigliasse un po' alla fondazione, però non la vogliamo chiamare Sud, perché è per tutti i dati, non la vogliamo chiamare fondazione. Allora abbiamo salvato il corpo. Sto rosicando perché avessimo visto questo libro, io avrei posto come nome della società Ascoltare il Corpo, che è un passo ulteriore rispetto al corpo, perché il per significa io intervengo a tuo favore, il con significa io intervengo con te, non penso di avere un rapporto univoco per cui io vado e tu prendi, ascoltare significa capovolgere il rapporto.